Penso che la partita si è decisa alla fine del, a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, in cui non abbiamo fatto un break importantissimo perché non facevano canestro, hanno perso palloni e noi dall'altra parte non li abbiamo puniti per chiudere la partita. Poi è bastato che loro hanno trovato un paio di canestri, noi abbiamo sbagliato cose banali e poi quando si arriva a giocare la partita così ci può essere un canestro valido, non valido, noi vediamo valido, non valido, però si arriva all'ultima azione ed è così. Perciò non è la prima volta che ci capita di questa durezza mentale che ci manca sotto questo aspetto, non c'è niente da fare. E già la seconda volta che ci capita, Capodorlando è un po' la fotocopia di questa partita. Prego. Ma vai tanto a zona, non l'abbiamo mai vista in tanti anni. Ma abbiamo provato un po' per cercare di mettere in difficoltà, siamo riusciti a fargli anche il break, però poi abbiamo avuto della sufficienza in attacco da non chiudere, come ho detto prima, la situazione. La difesa a zona, specialmente adeguata, è andata molto bene. Poi probabilmente lì abbiamo fatto un po' sufficienza, e la sufficienza in uno sport così, specialmente fuori casa, si paga e l'abbiamo pagato. Poi tu hai deciso sulla grande, hai fatto la zona anche per proteggerti, per non lasciare Brian o Manuel in balia di avversari comunque più forti, più reattivi. Beh, questo qui lo sapevamo e abbiamo cercato di aggiustarti un po', abbiamo visto che abbiamo pagato tantissimo il primo tempo sotto canestro con Mays che ci ha preso 6 rimbalzi in attacco e allora qualcosa abbiamo dovuto aggiustare. Poi dal momento che poi loro hanno iniziato a fare qualche canestro da 3 liberi si è dovuti andare, ritornare un po' uomo. Ti riferivi prima al canestro, non canestro, a quello di Brian? Sì. Eravate piuttosto agitati in panchina? No, cioè, voglio dire, sembrava che avesse toccato il canestro, però non esiste l'instant replay su quell'azione, non si può chiedere, abbiamo parlato con gli arbitri, non si può chiedere, perciò voglio dire, si accetta quello che dico l'arbitro, però voglio dire, non è la questione, la nostra squadra non doveva arrivare a quel punto lì, cioè, voglio dire, perciò non ci possiamo sicuramente attaccare a questa decisione, no? Che fosse giusta o non fosse giusta, noi non dovevamo arrivare agli ultimi 2 minuti in quella situazione e basta. Oppure una grossa squadra arriva, patisce e poi vince le partite punto a punto dopo aver avuto 10 punti, essere andati sotto e poi recuperare fuori casa. Questo è quello che ci manca in questa situazione. E in quelle situazioni gli americani, le stelle hanno tutte fallito, hanno avuto tiri importanti per ricacciare dietro Berini. Non abbiamo fatto dei canestri, diciamolo così. Pippo, sì, coach, volevo sapere se la sua squadra ha sofferto molto i cambi di difesa da parte di Berini. Se anche in questo la sua squadra non è stata capace. Ma onestamente noi su quella cosa lì abbiamo perso un paio di palloni che sono stati un po' brutti perché abbiamo permesso di andare loro in transizione e hanno tolto un po' di sicurezza, però abbiamo avuto tanti tiri aperti da prendere e non abbiamo fatto canestro, cosa che prima facevamo. Mi sembra che abbiamo finito l'ultimo quarto con 1-10 da 3, perciò voglio dire è molto indicativo, tranne voglio dire l'ultimo tiro di Logan che mancava un secondo, erano tiri che avevamo fatto anche durante la partita. No, dopo più 13 noi davanti a quello dovevamo arrivare a 20 punti e chiudere la partita, è stato quello, poi 13, 10, 11, sbagli due cose, loro trovano finalmente un paio di canestri e la cosa è cambiata, specialmente fuori casa, da una squadra che pensa di averla vinta si trova in quella situazione e allora le forze loro è diverso, non è questo. Ringrazio. Prego. Sono altre domande? No, grazie. A posto, arrivederci. Grazie mille.